Previene il declino cognitivo, riduce il rischio di demenza, migliora il pensiero e le capacità di risoluzione dei problemi. È una medicina? No, è il gioco degli scacchi. La scienza ha infatti dimostrato come questo sport aiuti a sviluppare le abilità mentali. E Piacenza ospiterà dal 15 al 17 settembre il torneo internazionale organizzato dallo Scacchi Club Piacenza, con la collaborazione del Comune a Palazzo Gotico. Arriveranno giocatori da tutto il mondo per la prima volta nella nostra città. E ci sono già 120 prescritti da tutta Europa e il mondo, moldavi, croati, francesi, è un torneo molto bello, se ne fanno pochi in Italia di questa portata. Il club conta 80 soci e a ottobre gli scacchi entrano nelle scuole. Entreremo nelle scuole, nelle elementari, grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano che ci contribuisce a rimborso per gli istruttori in tutte le elementari della città e alcune in provincia, San Nicolò, Rottofreno, Sarmato, Carpaneto e persino Bobbio e Marsaglia. Gli scacchi è bello perché unisce tutte le fasce d'età, qualsiasi è ricco e il povero e non c'è distinzione sulla scacchiera. La società ha sede in via Cornegliana, ma gli spazi sono condivisi con altre associazioni. In vista di un ampliamento dell'attività, servirebbe una nuova struttura. Una sede tutta nostra, appropriata per accogliere tutte le persone nuove e i nuovi arrivati. Una sede migliore ci vorrebbe. Il club è frequentato da molti bambini, tra loro i due fratelli Tommaso e Michele. Il primo ha 8 anni e già campione regionale della sua categoria. Quando è che hai iniziato a giocare a scacchi? Ho 6 anni. Cosa fai per sconfiggere l'avversario? Cerco di minacciare il re. Tra gli 80 soci sono 5 le donne che giocano agli scacchi, un numero destinato a crescere. Perché giocava il mio papà, il mio nonno, erano tutti giocatori di scacchi e abbiamo trasmesso, io ho trasmesso a mia figlia e anche ai miei nipoti, è una cosa che si va avanti. Cosa serve per giocare a scacchi? Quali sono le caratteristiche essenziali? Un po' di pazienza, un po' di memoria e naturalmente deve fare un po' di esercizi.